siamo oggi all'IBS di Roma, in Via Nazionale, con Freya Dekez, autrice di Unpopular, per un firmacopie, e l'autrice ha appena incontrato le sue lettrici. E raccontaci un po', com'è andata, cosa significa per te incontrare le tue lettrici dal vivo, diciamo? È andata molto bene, sono molto contenta perché appunto finalmente ho avuto l'opportunità di incontrare le mie lettrici, con le quali mi sono sempre sentita attraverso i social, che hanno sempre commentato le mie storie e quindi sono state, diciamo, protagoniste attive nella stesura di Unpopular, e quindi sono felicissima di averle potute finalmente incontrare, anche se solo un gruppo rispetto a quelli di tutte le varie città, ovviamente, però sono proprio contenta, sì, ci siamo potute confrontare, scambiare opinioni, commentare personaggi, come secondo loro si è potuto andare a finire, come invece effettivamente è andata, quindi è stato veramente, veramente bello. E la tua storia nasce da Wattpad, puoi dirci un po' come funziona, come è strutturata la storia, come sei arrivata appunto a pubblicare il libro? Allora, Wattpad è una piattaforma online in cui le storie vengono pubblicate man mano, non vengono pubblicate integralmente in una volta, quindi non si trova assolutamente il libro completo, ma si trova un capitolo e la storia viene poi continuamente aggiornata, per cui per esempio una volta alla settimana l'autore posta un capitolo della storia, così tiene i lettori, diciamo, legati, vogliono sapere come continua, e nel frattempo lo scrittore ha il tempo di scrivere il nuovo capitolo e un po' capire cosa piace di più ai lettori, quindi che direzione far prendere la storia. E la storia proprio di Unpopular come nasce? Come ti è venuta l'idea? Nasce perché volevo creare una storia nella quale potessero identificarsi quante più lettrici di Wattpad, quindi la protagonista ha 17 anni, come la maggior parte, l'età media, diciamo, delle lettrici di Wattpad, e ama leggere e scrivere proprio come le ragazze che troviamo su Wattpad. È una nerd che appunto preferisce magari passare un sabato pomeriggio in casa a guardare serie TV piuttosto che uscire a far festa, e quindi ho voluto creare un personaggio nel quale potessero identificarsi quanti più ragazzi possibile, e un personaggio che avesse poi un'avventura, che uscisse poi dai suoi schemi della quotidianità, crescendo e imparando a vivere davvero. E oggi c'è stata anche una sorpresa per le tue lettrici, abbiamo distribuito qualcosa. Che cos'è? Oggi abbiamo distribuito dei capitoli inediti dello spin-off di Unpopular che si chiama Fake Boy e che è presente parzialmente sulla piattaforma Wattpad. In questo inedito si trovano alcuni capitoli non presenti sulla piattaforma, che sarà appunto un regalo per le lettrici che sono potute venire. E invece per le lettrici che non sono potute venire, vuoi lasciare un messaggio, un saluto? Beh, spero tanto di potervi comunque incontrare, magari in qualche prossimo firmacopie o in qualche altra occasione, festival, poi vedremo. E niente, vi mando dei grandissimi baci e abbracci e spero che comunque continueremo a sentirci. Un bacio a tutti.